Mozzanica ferma la capolista fiorentina, le viola perdono la prima partita della stagione dopo 15 vittorie consecutive nel match clou della giornata. All'ottavo si sblocca la partita, Andrea Scarpellini prende palla sulla tre quarti, si sistema la sfera sul mancino per poi lasciar partire un grandissimo tiro che sorprende Hoekström. Un gol incredibile, fantastico per forza e precisione che porta avanti il Mozzanica sulla capolista fiorentina. È andata bene, tutta settimana che comunque il mister ci fa provare a tirare fuori dall'area, facciamo partitelle dove dobbiamo tirar fuori e è andata bene, nel senso io ho visto la porta e ho detto vabbè, proviamo a calciare e poi devo dirlo, ieri ho preso le scarpe nuove, le ho usate per la prima volta e hanno portato fortuna. La reazione delle ospiti è con Bonetti, mancino dal limite che chiama Gritti alla parata, al tredicesimo è ancora l'ex Verona a chiamare in causa il portiere del Mozzanica, poi interviene il direttore di gara a fermare il gioco. La Fiorentina continua a spingere, prova a sfruttare il buon momento senza però riuscire a concretizzare nella rete del pari. Dall'altra parte il Mozzanica alleggerisce la pressione con Giacinti che lotta in mezzo all'area viola, arrivando alla conclusione respinta dal portiere ospite. Scarpellini ruba palla sulla tre quarti e innesca Giacinti, l'attaccante di casa spara fuori da posizione interessante. All'intervallo il Mozzanica è avanti 1-0. Nella ripresa Gritti salva su Caccamo che stava per approfittare di un'indecisione della difesa di casa. Ancora l'estremo del Mozzanica si ripete su Ilaria Mauro su una conclusione ravvicinata. Il Mozzanica ci prova su calcio d'angolo, la girata di testa è deviata da Vigilucci e poi bloccata da Hoekström. Tocca a Pirone scaldare i guanti del portiere svedese della Fiorentina con un tiro dalla destra. Baldi a giro di mancino, palla di pochissimo sul fondo. Il Mozzanica guadagna una punizione dal limite, sulla palla si presenta Alborghetti che spara forte, Hoekström respinge. Sul cambio fronte la Fiorentina va vicinissimo al pari con Tatiana Bonetti, il pallone in verticale invitante, la conclusione termina con la sfera contro il palo, sulla respinta ancora Bonetti che non trova la porta. La Fiorentina prova a cambiare, il Mozzanica si difende bene e al fischio finale festa del Mozzanica che ferma la squadra di Sauro Fattori, un grande risultato per le padrone di casa. È una vittoria certo importante, ma soprattutto per l'ambiente, perché è una vittoria che dà immagine alla società, è una vittoria anche voluta e penso anche meritata. Oggi è stata la nostra prima sconfitta, non era facile, siamo andati in svantaggio al loro primo tiro e loro si sono difesi, noi abbiamo avuto delle occasioni anche importanti, non le abbiamo realizzate, probabilmente, ma era un calcio. Ci sta, insomma, non bisogna mantenere serenità e tranquillità.